Ricordo, come già ha fatto Don Ugo Carandino, che i nostri incontri, che ormai sono giunti alla 13ª edizione, se non erro, sono nel quadro di una giornata per la regalità sociale di Cristo. È importante ricordarlo perché sarà questo il punto di vista dal quale noi affronteremo anche il tema di quest'anno, ovvero sia la nostra prospettiva è quella di una società cristiana nelle sue leggi, anche da parte delle leggi dello Stato, restaurare una società autenticamente cattolica e cristiana. Questo significa la regalità sociale di Cristo. Da qui quindi, come vi ho già detto, la diversità di quello che avrò modo di dire da quello che potete ascoltare in altre conferenze, convegni o incontri dedicati al 68. Sono numerosi, alcuni hanno già avuto luogo e altri avranno luogo, oppure articoli e saggi su questo tema. Un'altra peculiarità di questi nostri incontri rispetto agli altri è che non si tratta di un conferenziere che vi intrattiene per un'ora, due ore, tre ore, quello che è, ma soprattutto di un sacerdote. E quindi sono sacerdote quando celebro, ma anche quando parlo, ragione per cui il mio scopo, oltre a quello che dare, come già detto, una formazione al cattolico militante, lo scopo è anche quello di aiutare le anime a meglio conoscere la dottrina della Chiesa e conseguentemente anche a vivere in maniera cristiana. Quindi il mio scopo è quello di spronarvi a vivere in maniera cristiana a seconda dei vari temi che noi trattiamo, e il tema di quest'anno riguarda molto da vicino la vita cristiana, perché parleremo della morale cristiana e purtroppo, ahimè, della immoralità anticristiana. Innanzitutto, quando parliamo, adesso faccio un preambolo, come sapete amo i preamboli con il rischio di non trattare poi del tema. Il tema di quest'anno, come detto, è il 68, tra tutti gli anniversari ce ne sono tanti. Quest'anno c'è il 70° di Tex Willer, per esempio, di cui avrei parlato molto più volentieri, e poi ce ne sono altri, uno tragico, il 58, la morte di Pio XII. Dedicai anni fa una serie di conferenze a questo tema, a questo grande Papa, e altri anniversari. Abbiamo scelto il 68 e ovviamente il 68, come altre date, per esempio l'89, 1789, l'inizio dell'evoluzione francese, o il 48, è rimasto il modo proverbiale di dire è un 48, cioè un disastro, una catastrofe, una confusione. Si tratta di date simboliche che indicano uno spirito di quei tempi che precede e segue l'anno in questione. Quindi quando parliamo di 68 non intendo quel periodo di tempo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre del 68, ma come tutti quanti d'altronde intendono, è una mentalità che abbiamo già avuto visto negli anni precedenti. Pensiamo che il Concilio Vaticano II, di cui parlerò nella terza conferenza, si chiude nel 65, e poi negli anni seguenti, per esempio negli anni 70, senza dubbio, fino ad ora. Secondariamente, di che cosa non parlerò durante queste tre conferenze? Allora, non si può parlare di tutto, il tema è troppo vasto, quindi non farò la storia del 68, non farò l'analisi di tutti i fenomeni politici, religiosi, filosofici e culturali del 68. Ci sarebbe molto da dire e altri ne hanno parlato. Non parlerò quindi granché o per nulla della scuola di Francoforte, che è il 68 nella filosofia, di Marcuse, Adorno e gli altri. Non parlerò di esistenzialismo, non parlerò di strutturalismo, non parlerò del fenomeno delle droghe,
non parlerò del 68 nell'ambiente musicale. In un articolo sul 68 del saggista Marcello Veneziani ho trovato queste parole, ne citerò anche altre. Ma cosa fu il 68? Povero di eventi, senza grandi catastrofi, accadimenti storici, cambiamenti di potere, il 68 fu soprattutto un cambiamento radicale di mentalità, una rivoluzione culturale, per fortuna non come quella esaltata dai sessantottini nella Cina di Mao, che costò qualche decina di milioni di morti. Non vi farò perciò la storia dell'anno, che fu poca cosa, e neppure dei suoi capi e capetti, accennerò solo uno, con Bendit. Non vi farò perciò la storia dell'anno, fu poca cosa, eccetera. Cercherò invece di fare un bilancio della sua eredità. Bene, anche io mi soffermerò su questo tema ben preciso, su un tema ben preciso, che a mio parere fa un po' l'essenza di questo cambiamento radicale di mentalità che noi chiamiamo il 68, ovvero sia la messa in discussione del principio di autorità. Sia nella Chiesa, sarà soprattutto la terza conferenza, sia nella società e nella famiglia, piuttosto contro la famiglia. Eco, questo rifiuto del principio di autorità, eco del non serviam della prima ribellione, quella di Satana, non servirò. Il 68 allora parlerò in particolare dell'attacco alla famiglia naturale e cristiana. Quindi sia dell'idea naturale di famiglia che vale per tutte le famiglie, sia della famiglia cristiana, che da alcuni venne sprezzantemente identificata o chiamata borghese. Questo nelle leggi e nei costumi, e poi parlerò di quella esaltazione della lussuria e denigrazione della castità. Il 68 realizza col suo vietato vietare la nuova era annunciata da Crowley, questo mago satanista. Fai quello che vuoi, questa è la legge, questo era il grande principio del suo libro della legge e della sua pseudo abbazia di Telemaco. Prima di entrare nel nostro discorso, avete già capito il mio punto di vista radicalmente contrario al 68, ma vorrei esplicitare questa contrarietà, perché in ambienti attigui al nostro, che si intersecano sovente con noi, vi è anche il pensiero della possibilità di un 68 tradizionalista, di un 68 diverso da quello che fu. Specifico e preciso, essere contro il 68 non vuol dire essere per lo statu quo ante, cioè come era prima del 68, come l'89, essere contro l'89 non vuol dire difendere un ancien regime ormai già decadente e illuminista. O essere contro il 48 non vuol dire essere per la monarchia liberale usurpatrice degli Orléans, e neppure per la restaurazione del congresso di Vienna, certamente più simpatico. Vuol dire essere per il regno sociale di Cristo. E per questo non condivideremo neppure la critica di una certa neodestra, come la si vuole chiamare, che per mancanza di solide basi dottrinali, per complesso di inferiorità verso il nemico e per influenza della modernità nella quale viviamo noi tutti, sostiene quanto ho letto su una pagina di un cattolico tradizionalista e amico che evidentemente non ha capito. Per esempio cita Flavia Perina, che a sua volta cita Marco Tarchi. E allora il 68, secondo questi pensatori, la madre di tutti gli errori del MIS, secondo noi, fu quando scelse di stare con l'establishment anziché con gli studenti,
non capendo che in realtà erano dalla stessa parte tutti e due, l'establishment e gli studenti. Per invidia del 68, contro di essi a causa di esso, e persino malcelato utopico desiderio di riprendere e correggere la direzione di marcia, sarebbero nate le nostre iniziative degli anni 70, frutto anche della contaminazione con la mentalità che aveva animato la rivolta degli studenti. Fu la forte opposizione che avremmo svolto dall'interno contro la psicologia, gli scopi, i metodi di quel microcosmo neofascista cui per eredità familiare, per reazione o per gusto di provocazione eravamo approdati, così Tarchi, citato da Perini. Il 27 luglio 2018, nella celebre auletta della CAP, diretta da Pier Giorgio Sevedo, presidente di Radio Spada, si è tenuta una conferenza di formazione militante, l'oratore era un certo Lorenzo Roselli di Radio Spada e anche di Milizia Cristi e di altre sigle, per presentare un giornaletto, La conquista dell'università. Sul manifesto si vedeva uno Schwan, quindi un soldato del re e della chiesa che combatté contro la rivoluzione, e poi un'immagine dei fatti di Valle Giulia a Roma con il sottotitolo Il nostro 68. Anche Roselli sposa la tesi già citata di Tarchi e di Perina, ovvero sia il 68 inizialmente era un fenomeno positivo e avremmo dovuto incoraggiarlo e prenderne la testa. Invece noi potremmo commentare a questi entusiasmi per il 68 di certi amici o ex amici o quasi amici, potremmo commentare con Veneziani: si tratta di un romanticismo puerile che elettrizzò i giovani e difatti il centro studi Federici, ovvero sia Don Ugo Carandino, ha mandato in preparazione a questo convegno una citazione sempre di Veneziani, che direi è particolarmente interessante, sullo spirito per l'appunto del 68, dove lui riassume questo spirito in alcuni punti che sono i seguenti. Il 68 fu giovanilista, fu parricida, vedremo, fu puerile, fu narcisista. Ecco, possiamo dire veramente qui c'è molto di questo spirito. A questo proposito ha ben risposto, appunto citerò di nuovo Veneziani, un altro esponente del mondo della cosiddetta destra missina, che non è il nostro mondo, sia chiaro, Marcello Veneziani, che non è un autore della nostra famiglia spirituale. E tuttavia questo autore ha ragione, dice: crebbe nella destra giovanile la tentazione di sposare la contestazione nel nome della rivolta radicale, antisenile, antiborghese, anticapitalista, rigurgiti del fascismo rivoluzionario, del fiumanesimo, sintesi tra Nietzsche e Marx, tra Castro e Mussolini, l'orologio e la lotta di popolo, suggestioni nazi, maoista e letture rivoluzionarie del Evoliano Cavalcare la Tigre spingevano verso un'alleanza trasversale. Ma c'era un'incompatibilità di fondo radicale tra i principi di qualunque destra, anche rivoluzionaria, e l'impronta trasgressiva, anarchico-libertaria, antinazionale, permissiva e parricida del 68. Nessun 68, nessuna parte dell'Occidente confluì verso destra, semmai alimentò per contrasto la nascita di una destra anti-68. E poi c'è un'altra citazione che ometto perché non voglio perdere tempo. Infine preciso invece di cosa parlerò. Quindi il tema è la negazione del principio di autorità. Prima di tutto l'autorità di Dio. Vedremo che una delle protagoniste di questa nostra giornata, in negativo, Margaret Sanger, mi scuso per i cognomi tedeschi o inglesi che subiranno la mia tortura, faceva proprio il motto anarchico.
la negazione di Dio e di qualunque tipo di padrone. Poi la rivoluzione nella Chiesa e contro l'autorità della Chiesa e del Papa. Poi la rivoluzione, la negazione dall'autorità del padre nella famiglia, quindi sia nei confronti della moglie sia nei confronti dei figli. Poi la negazione, la messa in discussione dell'autorità temporale nello Stato, nel lavoro e così sia. È un'applicazione estrema dell'egualitarismo che di già covava, per esempio negli ambienti cattolici, non dimentichiamo che in Italia fu la cattolica con Capanna che diede il via in parte al fenomeno del 68, e che era una sorta di egualitarismo che covava di già negli ambienti cattolici. Basti leggere l'enciclica di condanna del movimento del Sion, Notre Charge Apostolique. È un'enciclica di San Pio X che commentammo di già anni fa in uno di questi incontri riguardanti il concetto di democrazia, e questa enciclica è un po' dimenticata. Pensando a San Pio X si parla della Pascendi, il modernismo fu condannato con quell'enciclica. Quando si tratta della dottrina sociale della Chiesa, soprattutto in campo economico, si cita giustamente la Rerum Novarum di Leone XIII, la quadragesimo anno di Pio XI, per non parlare dei testi dei modernisti che sono venuti in seguito, ma si dimentica Notre Charge Apostolique, che parla moltissimo anche della questione economica e sociale, dove San Pio X già denuncia in questi ambienti cattolici modernisti questo egualitarismo che richiede, vuole, postula una emancipazione politica, cioè emancipare il popolo dall'autorità, emancipazione economica, emancipare i dipendenti dagli imprenditori, emancipazione intellettuale, in tutte le cose. Quindi adesso dovremmo parlare di emancipazione familiare e sessuale, e questo è fondamentalmente il 68. Quindi vi consiglio, sarebbe anche qui da leggere lunghi passi di questa enciclica, ma non ne ho il tempo. Vi faccio notare che alla fine mostra come nei circoli stessi del Sion si voleva evitare che ci fosse un'autorità, almeno ufficiale. Per parlare quindi del nostro primo tema, finalmente ci arriviamo, il primo tema è la riforma del diritto di famiglia. Ora, questa riforma in Italia data del 1975, dunque non è del 68, anche se nel 68 un cambiamento ci fu di già, ne parlerò, ma è successivo. Tuttavia nessun dubbio che questa riforma del diritto di famiglia che cominciò nel 75 e finì nel 2013, negli ultimi punti d'arrivo, ne parlerò anche di questo, è certamente una conseguenza del 68. Allora, sempre Veneziani ci dice: il 68 parricida diventò infanticida, e dopo aver sognato la società senza padri, fondò la società senza figli. Ora, io in questa prima lezione parlerò del 68 parricida, avremo tra l'altro occasione di citare un libro che ha per tema per l'appunto il parricidio, ma nel mondo antico,
Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma oggi, Feltrinelli 2017 di Eva Cantarella. Nella seconda lezione parleremo della contraccezione e quindi del 68 infanticida, perché dalla contraccezione all'aborto il passo fu breve e soprattutto intenzionale, cioè era voluto dai medesimi movimenti del controllo delle nascite che volevano appunto il controllo non solo del concepimento ma delle nascite, ovvero sia del concepito. Adesso quindi invece parliamo del parricidio, ma dovendo parlare dello spirito parricida del 68 ho voluto parlarne dal punto di vista della legge, della nostra legge, quindi del codice civile e conseguentemente del codice penale. A questo proposito si fa un'obiezione: non basta, ci dicono, la legge umana perché gli uomini diventino buoni. Ah, se bastasse, basterebbe mettere nelle leggi, per esempio, che vietato il furto non ci sono più i ladri. Invece sappiamo tutti che pur vietando il furto ci sono ancora i ladri, senza dubbio. Ora, è vero che non è sufficiente che ci siano leggi conformi alla morale naturale e cristiana affinché gli uomini, perché gli uomini poi seguano effettivamente la legge naturale e divina. Questo non è sufficiente, però è necessario. San Tommaso, all'inizio del trattato sulla legge, si domanda: ma è necessario fare delle leggi umane? Non dovremmo tutti noi seguire il bene spinti dalla carità, senza bisogno della costrizione del vincolo della legge? Certamente, i buoni fanno così. San Paolo lo diceva di già: senza bisogno della legge, chi ama, chi ha la carità, vive cristianamente. Ma non tutti sono buoni. Allora ecco che la legge positiva umana, sia essa della Chiesa, sia essa dello Stato, è necessaria e indispensabile. Per costringere, nel limite del possibile, quanto è possibile, evidentemente all'impossibile non si è tenuti, anche coloro che non sono buoni ad osservare almeno esteriormente la legge. La legge non trasforma l'animo umano rendendolo buono, ma perlomeno impedisce, col timore della pena, tra l'altro, e col precetto, impedisce il più possibile, quanto è possibile, che si viva male. Secondariamente, San Tommaso dice, in seguito, a forza di vivere correttamente per costrizione, anche coloro che d'indole non sono buoni finiscono col diventarlo, se non tutti, almeno molti. E questo è vero, come è vero il contrario, ovvero sia, se la legge non reprime e non condanna il male, perlomeno sociale, anche i buoni finiscono col vivere male. Come al contrario, se la legge reprime il male, perlomeno sociale, anche i cattivi, almeno alcuni di essi, dopo un po' di tempo, finiscono col diventare buoni. Da qui San Tommaso deduce la necessità della legge umana e risponde all'obiezione di coloro, molte volte in ambiente cattolico, che dicono la legge non serve a niente, perché noi dobbiamo far tutto per seguire lo Spirito Santo. Tutte cose belle, ma poco realistiche, che devono tener conto della realtà con cui è impastato l'animo umano. E allora ecco perché mi occupo della riforma del diritto di famiglia. Abbiamo già parlato qualche anno fa del divorzio, che fu introdotto in Italia nel 1970 e confermato dal referendum del maggio 1974, che questa è una conseguenza del 68 senza dubbio, e del Concilio Vaticano II in un certo senso, del nuovo clima che creò, ma di questo io
ne ho già parlato, quindi non ritornerò su questo tema, che però è collegato strettamente con quello di cui parlo ora. Per cui è passata nel dimenticatoio, invece, rispetto alla maggior gravità della legge sul divorzio e l'aborto ancora peggio, e le riforme che stiamo vivendo in questo momento ancora peggio, con l'abolizione stessa della famiglia naturale come unione di un uomo e di una donna, ebbene si è dimenticata questa riforma, dimenticata per l'appunto, che è quella del nuovo diritto di famiglia. Quando mi capita di celebrare un matrimonio concordatario, a volte mi capita, sono ufficiale dello Stato civile, il sacerdote in base al concordato, il sacerdote quando benedice le nozze è anche ufficiale di Stato civile, e in questa veste deve leggere, dopo il consenso degli sposi, deve leggere agli sposi in quanto ufficiale di Stato civile gli articoli del codice civile riguardanti i doveri e i diritti degli sposi, anzi adesso si dice i diritti e i doveri. In un libro liturgico antico, e noi seguiamo il rito antico, evidentemente ci sono gli antichi articoli del diritto di famiglia, e non avrei nessun imbarazzo nel leggerli, pur trattandosi della legge civile, della legge dello Stato. Non c'era una discrepanza di fondo tra la dottrina cristiana e naturale e la legge dello Stato. Infatti avrei dovuto dire: vi do lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Articolo 143. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Articolo 144. Il marito è il capo della famiglia. Ai ai ai. La moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome. Ai ai ai. Ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza. Articolo 145. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé, di somministrare tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti. In questi articoli non è certamente espressa l'intera visione cristiana del matrimonio, è ovvio, ma non vi è nulla in vero che sia in contrasto con la divina rivelazione. E se gli articoli del codice civile, mi sembra del 42, vi hanno già scioccato, almeno qualcuno di voi, molto di più vi scioccheranno le parole di San Paolo. Ma è la parola di Dio, ragione per cui non posso fare a meno che citarlo, almeno in parte. Epistola agli Efesini, capitolo 5, versetti 22-33, sono quelli che sono letti nella messa del matrimonio, la messa per gli sposi. Le mogli siano sottomesse ai mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, la Chiesa per San Paolo è la sposa, Cristo è lo sposo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla sua parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne, al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una sola carne, citazione del libro della Genesi.
Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. Efesini capitolo 6, versetti 1 a 4, questo riguarda i figli. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. E voi padri non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione, nella disciplina del Signore. Primo Timoteo, capitolo 2, versetti da 1 a 15. La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare in chiesa, né di dettare legge all'uomo. Piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo, perché prima è stata formato Adamo e poi Eva, e non fu Adamo a essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo i figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità, nella santificazione, con modestia. Se San Paolo scrivesse queste cose oggi, finirebbe in prigione. Tito 2:1-5. Tu però insegna ciò che è secondo la sana dottrina. Vabbè, i vecchi siano sobri, eccetera, le donne anziane si comportino in maniera degna dei credenti, eccetera. Vabbè, questo ve lo metto. Prima Corinzi 11:1-6. Voglio che voi sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo, Dio Padre, quindi, ogni uomo che prega, qui la questione del velarsi il capo, dopo salto questa questione del velarsi il capo, ma qual è il motivo? L'uomo non deve coprirsi il capo perché egli è immagine e gloria di Dio, la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Nell'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul suo capo un segno della sua dipendenza. Tuttavia nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna. Tutto poi proviene da Dio. E poi, conclude questa questione. Allora, vedete, queste parole sembrano dure, né devono essere intese male, come se la donna fosse una schiava dell'uomo, come se l'uomo potesse maltrattare la donna, ma ci danno però una verità di fede. A livello naturale e sociale, Dio ha stabilito una gerarchia che vede un capo di famiglia nel marito, e poi il padre e la madre che devono a loro volta essere capi rispetto ai propri figli. Questa è una verità rivelata, naturalmente elevata dalla rivelazione, che ci parla appunto degli sposi cristiani come immagine dell'unione sponsale tra Cristo e la Chiesa, è vivificata dall'amore e dalla carità cristiana. Quando si abbandona quest'ordine e l'ordine divino, capo dell'uomo e Cristo, ecco che abbiamo il disordine. E questo disordine era già condannato nel mondo pagano da San Paolo, Romani 1:24-32, che ci esprime più o meno il mondo di oggi. A causa dell'idolatria, quindi l'abbandono della vera fede, ecco che Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, così sì da disonorare fra loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni con gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento.
e poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori. Faccio notare questo: ribelli ai genitori, insensati, sleati, senza cuore, senza misericordia. Ecco il mondo di oggi. Ebbene, vi ho letto alcuni articoli del codice civile sulla famiglia, non tutti, quelli che bisognava leggere durante il rito del matrimonio. Con la riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975, ecco che cosa bisogna leggere. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, eguaglianze. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco della fedeltà, va bene, che poi vedremo che non conterà nulla, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e la coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato, e se non sono d'accordo in questo e tutte le altre cose, se non sono d'accordo, interviene lo Stato. Lo Stato interviene nella famiglia. Il fatto della dualità nel capo crea la divisione, e nella divisione si insinua lo Stato. Articolo 147. Il matrimonio impone a ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire e educare la prole, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Doveri dei figli qui non si vedono. Dopodiché, con la legge del 2012 ci sono stati degli ulteriori cambiamenti di cui parleremo in seguito. Uno di questi cambiamenti, allora cominciamo a vedere questi cambiamenti, il primo è quello dell'adulterio. Voi sapete che anche dal codice civile attuale c'è l'obbligo della fedeltà per i matrimoni tra uomo e donna, invece le unioni civili tra uomo e uomo, donna e donna, non c'è l'obbligo della fedeltà. Vabbè. L'obbligo della fedeltà dovrebbe, come ogni obbligo, includere un dovere e una pena per la violazione di questo dovere. Questa pena era disciplinata nel diritto italiano dagli articoli 559 e 560 del codice penale. L'infedeltà coniugale era quindi sottomessa a una pena che prevedevano rispettivamente l'uno e l'altro, questi articoli, le fatispecie di adulterio, il 559, e concubinato, 560. Per la moglie costituiva reato il semplice adulterio, che vedeva punito anche il correo della adultera, quindi l'uomo. La pena era prevista in misura maggiore nel caso di relazione adulterina. Il delitto era punibile a querela del marito. Quando commettere il reato del marito, l'infedeltà era punita solo nel caso in cui avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove. Allora qui l'obiezione è: perché questa diversità, come se l'adulterio dell'uno fosse più grave dell'adulterio dell'altro? Da un punto di vista morale, no. La gravità di un adulterio del marito o della moglie è identico davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma la differenza qual è? Da un punto di vista sociale, il diritto dello Stato non si occupa delle coscienze direttamente, ma della società e dei rapporti sociali. L'adulterio della moglie, a differenza di quello del marito, porta con sé l'inserimento nella famiglia di una prole illegittima.
ovvero sia, porta con sé l'incertezza della prole. Non si sa più se la prole è effettivamente dei coniugi o di qualcun altro. Da qui, e non da una superiorità dell'uno sull'altro o da un perdono dei peccati dell'uno, tant'è vero che il correo di adulterio uomo era punito pure lui, ma dal fatto che si violava un principio garantito dalla legge, perché rientrava nella famiglia, negli obblighi familiari, ovvero sia la legittimità della prole. Come pure l'adulterio era punito perché evidentemente era una conseguenza del matrimonio. Se il matrimonio è un contratto, e lo è, si è tenuti ad adempiere ad un contratto. Se io compro un'automobile, per esempio, devo pagarla, il venditore mi deve dare quell'automobile che abbiamo pattuito. Se il venditore non me la dà o se non pago, evidentemente io sono punito, perché ho violato un contratto. È una questione elementare di giustizia. Il matrimonio è il più nobile, il più solenne, il più importante di tutti i contratti, e ormai rimane impunito se io violo i doveri del matrimonio, che corrispondono ai diritti della comparte, tra l'altro. Si parla di doveri, ma si parla anche di diritti. Ora, vedete, la Corte Costituzionale ha affrontato più volte la questione di questa disparità di trattamento. In un primo tempo si era pronunciata per l'infondatezza della questione. Le mentalità cambiano. L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto l'impostazione tradizionale nel diritto italiano, cioè oggetto della tutela della norma dell'articolo 559 non è solamente il diritto del marito alla fedeltà della moglie, bensì il preminente interesse dell'unità della famiglia, che dalla condotta infedele delle mogli è leso e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di un'isolata infedeltà del marito. Tornando poi a esaminare la questione, con la sentenza, ecco, siamo nel 68, del 19 dicembre 1968, numero 126, la Corte Costituzionale invece, cambiando posizione, ha dichiarato incostituzionali i commi primo e secondo dell'articolo 559, reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie. Tornando sull'argomento, la Corte, con sentenza del 3 dicembre 1969, ha dichiarato incostituzionali sia i commi terzo e quarto dell'articolo 559 del Codice Penale, reato di relazione adulterina della moglie, sia, anche gli uomini non hanno più obblighi, l'articolo 560, concubinato del marito. Ma allora, il matrimonio ancora oggi dà come obbligo la fedeltà e la coabitazione. Ma se io violo la fedeltà e se io manco alla coabitazione, il codice penale non mi punisce più. E allora che obblighi sono? Voi direte, ma l'unità di un matrimonio, la famiglia di un matrimonio si preserva con l'amore, con il rispetto, con la fede? Certamente, non con la legge, ma sicuro. Però, come vi ho detto prima, la legge aiuta, e invece la legge in senso contrario non aiuta. Un'altra conseguenza viene per quel che riguarda i figli. Prima di tutto i figli nei confronti dei genitori. Allora, i figli nei confronti dei genitori, un mutamento importante nel nuovo diritto di famiglia è quello di cambiare la autorità dei genitori nei confronti dei figli, addirittura sopprimendo il concetto stesso di patria potestà. Innanzitutto, prima di tutto, c'era l'idea, il concetto di patria potestà, la potestà paterna sui propri figli. Il concetto di patria potestà è stato mutato prima di tutto perché non doveva più essere una patria potestà, in quanto in virtù del principio della radicale eguaglianza tra marito e moglie, quindi tra i genitori,
non si poteva più parlare di patria potestà, ma si è parlato di potestà genitoriale, non è più quindi del padre ma dei genitori. Quindi un cambiamento lessicale che include però un cambiamento dottrinale e di mentalità. Nel concetto di potestà, dice qualcuno, è insito, come noto, il potere di disporre, dirigere l'altrui attività, e quindi è ineliminabile dallo stesso una connotazione di subordinazione del soggetto impotestate rispetto all'altro, al genitore. E quindi, dopo aver parlato di potestà genitoriale, che voleva dire eguaglianza tra marito e moglie, anche il termine potestà non andava più bene ed è stato soppresso. Non c'è più potestà, neppure genitoriale, perché, come ho detto prima, potestà vuol dire disporre, dirigere un'altra persona, e quindi subordinazione, e non ci può essere subordinazione del soggetto impotestato rispetto all'altro, cioè rispetto al genitore. E allora ecco che si cambia, si è cambiato con successive riforme e si è passato al concetto di responsabilità genitoriale. I genitori sono responsabili dei figli, che è vero, ma non ne hanno più la potestà. Ora, come possono essere responsabili dei figli se non hanno la potestà di comandare sui figli? È impossibile. Responsabilità dei genitori ormai vuol dire che i genitori sono schiavi della dittatura dei figli. Li devono mantenere, calzare, vestire, eccetera, eccetera, ma non hanno la possibilità di dirigerli. Sono responsabili di quello che i figli fanno se sono minori, ma non hanno la possibilità di vietargli nulla praticamente, perché non c'è più la potestà. Affermando pertanto, cito un testo giuridico che commentava queste nuove leggi, che i genitori hanno la responsabilità genitoriale, si ribadisce che si è in realtà a fronte di un rapporto assolutamente paritario, con obblighi peraltro prevalentemente a carico dei genitori, non dei figli, come si recava dal resto dalla circostanza che, a fronte dei tantissimi diritti spettanti al figlio analiticamente descritti nei primi tre commi dell'articolo 315 bis, il quarto comma di tale articolo dispone unicamente il dovere per il figlio di rispettare i genitori e di contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze, al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Sempre riguardo dei figli c'è stato un altro cambiamento. Ora, a voi non vi interesserà, ma questo tanto per far capire che non si tratta di mancanza di rispetto nei confronti dei figli illegittimi. Una mia bisnonna era una figlia illegittima, ragione per cui se lei non fosse mai nata non sarei nato neppure io. Qualcuno direbbe per fortuna, saremmo a divertirci da qualche altra parte. A me invece spiace un po', quindi sono grato alla mia bisnonna di essere venuta al mondo e della mia trisnonna di averla messa al mondo, anche se non proprio come si doveva. Quindi non si tratta minimamente evidentemente di mancare di rispetto, di affetto, di carità per chi è nato al di fuori del matrimonio. Tuttavia, un altro cambiamento nel diritto di famiglia è quello per l'appunto di sopprimere ogni differenza, prima di tutto nel termine e poi anche nelle conseguenze economiche, tra figli legittimi e figli naturali o illegittimi, e in alcuni casi eventualmente adulterini. Questa riforma del diritto di famiglia per quello che riguarda i figli illegittimi la vediamo di già nella riforma del 75, conseguenza della legge sul divorzio, e poi ebbe ancora delle successive modificazioni nel 2012 e nel 2013, quando sono cadute tutte le distinzioni tra le tipologie di figli
e quindi vi è piena equiparazione tra i discendenti naturali, legittimi, financo adottivi. Le uniche distinzioni sono solamente a determinati fini non successori tra figlio nato nel matrimonio e fuori del matrimonio, ma questo non per motivi successori, cioè per l'eredità sono uguali diritti. Nel diritto di famiglia italiano l'espressione figlio naturale indicava una persona nata da due genitori non sposati tra essi. Tale definizione risale al 75 con la riforma del diritto di famiglia e l'abbandono del termine figlio illegittimo in contrapposizione a quello legittimo, cioè nato nel matrimonio. Quindi prima c'era figlio illegittimo, poi figlio naturale e poi la legge 219 del 2012 e il decreto 154 del 2013 sopprime anche il titolo di figlio naturale. Laddove, così dice la legge del 2013, laddove nella legge si vede il termine figlio naturale oppure figlio legittimo, si dovrà parlare solamente ed esclusivamente di figlio. Ora, naturalmente il cuore, l'affetto può presentare tantissimi casi di amore grande verso figli naturali, dei figli naturali per i propri genitori, eccetera, eccetera. Io non entro in questo campo. Entro nel campo della famiglia, cioè se la famiglia è un istituto in cui i coniugi si uniscono per creare una società il cui prime fine è la procreazione dei figli, della prole, naturalmente questi figli sono, e come conseguenza naturalmente dell'obbligo di fedeltà di entrambi i genitori, devono appartenere quindi conseguentemente alla famiglia, sono i continuatori della famiglia. Togliere qualunque distinzione tra figli legittimi ed illegittimi vuole dire ancora una volta demolire la necessità della famiglia. E di fatto, qual è il fenomeno a cui stiamo assistendo in questi nostri tempi contemporanei? Non solo che sono diventati più numerosi i matrimoni cosiddetti civili che quelli religiosi, ma per di più che sono ormai diventati più numerose le convivenze che i matrimoni, siano essi civili o religiosi. Ma perché stupirsene? Visto che il matrimonio come istituto che è alla base, il fondamento della società, è stato svuotato di qualunque valore. È ormai come, in pratica come un vano nome che dà solamente degli obblighi ma non dà nessun diritto, né del padre di famiglia nei confronti della famiglia, né dei genitori nei confronti dei figli, né dei genitori riguardo alla legittimità dei figli, né dei figli illegittimi nei confronti di quelli che sono nati fuori dal matrimonio. Quindi il matrimonio è diventato ormai totalmente ininfluente. Allora vedete, Un ultimo accenno al mutamento del diritto di famiglia riguarda la contraccezione, cioè i cosiddetti contraccettivi. Nella seconda conferenza, quanto ho ancora a disposizione? Poco tempo? Molto tempo? Quanto? 20. Quindi nella seconda delle nostre conferenze parleremo del problema della contraccezione. Ora, le nuove leggi, quelle del 75, cambiano anche la legislazione sulla contraccezione, anzi già prima nel 71. Leggo in un sito anticristiano di quei razionalisti laici eccetera, e si dicono: in Europa l'ascesa del cristianesimo e della sua mentalità estremamente restrittiva comportarono la sparizione ufficiale di ogni pratica anticoncezionale considerata illegale. Certamente c'era, la pratica c'era, ma la legge la contrastava. Solo da poco più di un secolo si è ricominciato a parlare pubblicamente di controllo delle nascite e di pianificazione familiare. Vedremo chi è stato e come e quando. Iniziando contemporaneamente a studiare scientificamente il problema allo scopo di creare contraccettivi più sicuri. L'Italia, cortile di casa del Vaticano, dicono questi laici anticlericali,
anche su questa materia è arrivata buon'ultima rispetto alle nazioni più progredite. Fino al 1971, quando fu abrogato dalla Corte Costituzionale, era ancora in vigore l'articolo 553 del Codice Penale, che vietava propaganda e uso di qualsiasi mezzo contraccettivo, punibile fino a un anno di reclusione. Oggi ci sembra impossibile, ma parliamo del 71. Io nel 71 ero un ragazzo. La legge 405 del 22 luglio 1975 istituiva i consultori familiari, tra i cui scopi vi era anche quello di dare assistenza in materia di procreazione responsabile. Tuttavia, anacronisticamente, solo un anno dopo, quindi siamo nel 76, il Ministero della Sanità avrebbe autorizzato la vendita degli anticoncezionali nelle farmacie. E il sito dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti.it. Ecco. Benissimo, quindi vediamo, loro sono contenti, mi permetterete di dissentire e quindi di non essere soddisfatto. A noi sembra impossibile, credo che i più giovani non crederanno alle loro orecchie, non avendo conosciuto evidentemente questo mondo, sembra impossibile che le cose fossero così. Ebbene, questo sito dell'UAR ha detto è stata colpa del cristianesimo. Ma cosa c'era prima del cristianesimo? Prima del cristianesimo c'era il famoso e giustamente lodato diritto romano. Ma qual era, per così dire, il diritto di famiglia presso i nostri antichi romani? E questo libro di Eva Cantarella, che segue la mentalità odierna, è una storica del diritto, credo, una giurista che segue del tutto la mentalità odierna, ci descrive come era concepita a quei tempi, prima del cristianesimo, la patria potestà. I diritti dei padri quali erano? Esporre i figli alla nascita, quindi nascevano e potevano esporli, cioè abbandonarli lecitamente. Poi c'era lo ius vendendi, naturalmente esporre i figli alla nascita, c'era anche la possibilità di abortire, che però era deciso solo dal padre. Poi c'era lo ius vendendi, il padre aveva il diritto di vendere il figlio per farlo adottare da un altro, che era una pratica molto diffusa. Lo si vendeva tre volte, c'era la possibilità di venderlo, ricomprarlo, alla terza vendita si perdeva totalmente il diritto di ricomprarlo ed era considerato adottivo di chi l'aveva comprato, e questo era il metodo per l'adozione. Poi c'era lo ius necandi, la pena di morte. Il padre di famiglia aveva un vero e proprio diritto di vita e di morte, non solo sul nascituro e sul appena nato, sul concepito e sull'infante, ma anche sul figlio adulto. Per le figlie questo poteva essere fatto anche se non avevano commesso dei delitti, ma per preservare il loro onore in caso di fornicazione o di adulterio. Il padre aveva il diritto di scegliere il coniuge dei figli e naturalmente il consenso del padre era obbligatorio, perché il figlio era ancora ius alterius e non ius sui, sotto il diritto del padre, non il proprio. Aveva anche il diritto di sciogliere il matrimonio dei figli e gestiva il patrimonio familiare anche quando il figlio era adulto, per cui c'erano adulti che non avevano il becco di un quattrino perché ce l'aveva tutto il padre. Aveva la possibilità di diseredare i figli, di adottare un figlio, farlo adottare col sistema delle tre vendite. E praticamente il rimedio, ci dice questa autrice, a una patria potestà così dura era sostanzialmente il parricidio, che era punito però chiudendo il parricida in un sacco assieme a un cane, a un gallo, a una vipera, a una scimmia, dopodiché era buttato in mare e affondava con questa brutta
compagnia, possiamo dire così, che era simbolica ovviamente dei delitti commessi dal parricida. Commenta questa autrice: i principi del diritto romano sono arrivati sino a noi e sono alla base della civiltà giuridica di mezzo mondo, ma spiega, fino al 1975. Ora, secondo questa autrice, il diritto romano non era un eco del diritto naturale, ma era una costruzione puramente culturale. Però una costruzione culturale che è durata dall'alba dell'umanità fino al 1975, più che culturale, sembra naturale. Ora, cosa c'è nel diritto romano di simile a quello cristiano e che cosa c'è invece di diverso? Allora, di simile, e quindi di dissimile dal nostro attuale, che cos'è? La patria potestà. L'idea di patria potestà era nel diritto romano, è nella rivelazione cristiana, era nelle nostre leggi civili fino al 1975. Il divorzio, l'aborto e la crudeltà evidentemente che ne conseguiva, questo divorzio, questo aborto, eccetera eccetera, è invece contrario al diritto cristiano e conforme a quello moderno. Cioè, non è vero che il diritto degli antichi non cristiani è totalmente mutato, è totalmente in dissenso con quello cristiano, ma neppure che è totalmente in dissenso con quello moderno. Quello moderno ha fatto rinascere il mondo antico nel divorzio, nell'aborto, nella contraccezione, eccetera. E invece si è dissociata dal mondo antico nel concetto di gerarchia di patria e potestà. Ecco le similitudini e le differenze tra il diritto antico, quello cristiano e quello moderno. Per moderno, diciamo per esempio, da subito dopo il 68 in poi, che sta degenerando sempre più. Che cosa è passato? Che qual è stato il vento che è passato? Il vento della rivoluzione e dell'anticristianesimo. Cioè il 68 è profondamente anticristiano, quindi rivolta contro la Chiesa, rivolta contro Dio, rivolta contro la morale cristiana. È uno degli aspetti, non l'unico, uno degli aspetti di questa rivolta è il femminismo. Il femminismo è quella che viene chiamata la rivoluzione sessuale. Tutti sanno che il 68 è stato un momento di fiammata, e più che fiammata, di incendio del marxismo. Il marxismo, il comunismo sembrava prendere il potere, e non solo in Italia, ma in tutto l'Occidente, quanto l'Oriente c'era già. E in realtà noi abbiamo visto che il marxismo non è riuscito totalmente nei suoi intenti, che non c'è stata una rivoluzione sociale da questo punto di vista. Ma quello che ha avuto successo invece, che cosa è stato? È stato il marx-freudismo, ovvero sia quella passo in avanti della rivoluzione che aveva postulato, immaginato tra gli altri Guglielmo Reich, non so se si pronuncia così, che era tedesco, il quale è il famoso autore, quindi, di quello, del pensiero sulla rivoluzione sessuale, anche se è morto nel 57, ha avuto un'enorme influenza nel 68. Di questo autore ha già parlato fin troppo, ahimè, finendo male, l'ex reggente nazionale dell'Alleanza Cattolica, e quindi il suo articolo su questo tema, quindi sulla rivoluzione sessuale di William Reich, lo trovate su internet senza nessun problema. Io ce l'ho qui stampato, ma non sto a leggerlo evidentemente. William Reich era un discepolo di Freud, un allievo di Freud.
Quindi Freud è uno, questo personaggio del Bnei Brit, è uno dei grandi personaggi del 68, della mentalità del 68, più ancora di Marx, o unito con Marx, perché Reich mette l'idea di rivoluzione unita al pansessualismo di Freud, il quale a sua volta unito con la mentalità eugenetica dell'evoluzionismo di Darwin ci dà il movimento per il controllo delle nascite, che è tipico del femminismo, e qui abbiamo il ricollegamento con quello che abbiamo detto, il femminismo. Nella prossima conferenza parleremo dell'enciclica Humanae Vitae di Paolo VI, ma qui dobbiamo fare come un'introduzione. Non so quanto potremo, quanto tempo ho a disposizione per questa introduzione, se no poi continuo nella prossima istruzione. Carducci, nell'inno a Satana, nei suoi vari se non si dice versetti, comunque insomma, parla anche delle streghe. Prima parla delle streghe e poi parla dell'alchimista, da buon massone. Quindi un femminio sen palpitante, empiendo fervido nume ed amante, la strega pallida d'eterna cura, volgi a soccorrere l'egra natura. Volgi chi? Satana. Tu all'occhio immobile dell'alchimista, tu Satana, all'indocile mago alla vista, dischiudi fulgi di tempi novelli del nero claistro oltre i cancelli. E quindi oltre all'alchimista e al mago, certamente anche un astrologo ci stava bene nell'inno a Satana. Benissimo, allora le streghe. Le streghe del passato sono idealizzate da Carducci, buon massone, come una tappa del satanismo, quindi dello spirito di Satana contro il cristianesimo. Ebbene, come sapete, le femministe dicevano: tremate, le streghe, erano loro, sono tornate, e si può dire ipse dixit, hanno trovato il termine giusto per descriversi. Il femminismo è non solo, quindi postula questa, quello che nel marxismo è la lotta di classe sociale, diventa una lotta simile, identica potremmo dire, della donna contro l'uomo, e poi c'era anche, come abbiamo visto, dei figli contro i genitori, per la distruzione di un'istituzione che viene vista come autoritaria e quindi per William Reich fascista nella sua mentalità, cioè la famiglia. La famiglia è un'istituzione fascista, cioè autoritaria. Questa è l'idea di questi personaggi. Ebbene, la rivoluzione sessuale ha profondamente marcato il 68. E vi citerò un personaggio, Daniel Cohn-Bendit, che è il principale, il più noto personaggio della rivoluzione del 68 in Francia. Anche lui un discendente di Abramo, che è l'unica cosa buona che può avere con Bendit. Ebbene, tutti sanno che non fu l'unico, d'altronde, uno dei tanti. Tutti sanno che questo deputato europeo, non so se lo è ancora, comunque è il posto giusto per lui, il Parlamento europeo, ha scritto un libro che si chiama Le Grand Bazar, nel quale lui racconta i suoi tempi e come tutti quanti erano più o meno discepoli di William Reich e credevano alla rivoluzione sessuale. E allora egli racconta delle proprie esperienze nel 1975, quando era educatore di un asilo autogestito, perché non vogliono autorità, in Germania, a Francoforte. Lui non era né tedesco né francese, era tutte e due, era apolide. Ebbene, delle esperienze che ebbe in questo asilo. Io qui c'ho tutta la citazione, però per la verità sarei tentato di risparmiarvela. Mi capitò più volte che alcuni bambini aprivano i miei pantaloni e incominciavano a carezzarmi. Reagivo in maniera differente a seconda delle circostanze, ma il loro desiderio mi poneva un problema e gli domandavo: ma perché non giocate tra di voi? Perché avete scelto me e non gli altri bambini?
ma loro insistevano e io li accarezzavo. Ah, questa volta non erano loro, ma sei tu. Il mio flirt permanente con tutti quei bambini prese presto forme di erotismo, eccetera, eccetera. C'est incroyable, è qualche cosa di incroyabile, eccetera. Era tutto contento di questa cosa. Perché? Perché faceva queste cose? Ah, naturalmente non perché era un maiale, ma perché si trattava di trasgredire delle frontiere e di spezzare dei divieti. Non aveva niente a che vedere con degli abusi sessuali. No, non è che sono uno che fa degli abusi sessuali, sono un rivoluzionario. E il rivoluzionario consisteva nel pervertire e nel violare bambini e bambine. All'epoca, spiega, all'epoca del 68, il nostro piccolo gruppo era ossessionato dalla repressione sotto tutte le sue forme, compresa la repressione sessuale. Noi pensiamo che un'educazione anti-autoritaria, vedete il principio, non ci deve essere più autorità. Non ci deve essere più potestà. Noi pensiamo che un'educazione anti-autoritaria doveva permettere a un bambino di crescere senza divieti sessuali. E che cos'è quello se non Freud? Come si fa a portare fino sulle nubi Freud e poi vietarlo con le leggi, come ancora, grazie a Dio, c'è la pedofilia? È una contraddizione di termini. E loro, che non volevano l'idea stessa di legge, evidentemente volevano trasgredire la legge. Fai quello che vuoi, diceva Crowley, questa è l'unica legge, e loro l'hanno messo in pratica. Io mi identificavo con i bambini, ecco il narcisismo puerile infantilista di questi pedofili, che erano i sessantottini, magari non tutti, ma certamente questo era un capofila di queste persone. Avevo bisogno di essere incondizionatamente accettato da essi. Volevo che i bambini avessero voglia di me e io facevo di tutto perché essi dipendessero da me. E questa è un'applicazione pratica della liberazione sessuale di William Reich, il marxista freudiano. Ebbene, uno degli aspetti di questa liberazione sessuale è appunto nel movimento del femminismo. Ho ancora tempo? Non ho tempo. Allora, per concludere, vi dico quello che dirò in seguito. Nella prossima lezione parleremo da un lato dell'enciclica Umane Vitae di Paolo VI, il che ci introdurrà sulla lezione seguente, e poi parleremo, tra le migliaia di personaggi di cui potremmo dire qualcosa, di tre donne che erano delle femministe e sono state tutte e tre pioniere e realizzatrici del birth control, cioè il controllo delle nascite. Sono state quindi le artefici della diffusione, anche in piano internazionale e governativo, del controllo delle nascite, cioè della contraccezione. E a questo proposito ci sarà prima la reazione cattolica pienamente tale di Pio XI con l'enciclica Casti Connubi, e poi invece la crisi del concilio e quindi quel gran pasticcio che fu l'istituzione della commissione per studiare il controllo delle nascite, voluta da Giovanni XXIII e Paolo VI, ma questo ne parleremo nella prossima lezione.